questo libro è uscito quando l'autore non solo era scomparso, ma non poté rivederlo fino in fondo. È un lettore attento si accorge anche delle imperfezioni del testo, che giustamente sia nell'edizione statunitense sia nella traduzione italiana giustamente sono state lasciate. Kent Aruff, scritto H-A-R-U-F, per al di là della pronuncia, NN editore, Le nostre anime di notte, è uscito nel 2015 e c'è stato anche un film che hanno tratto da questo romanzo, ma vi suggerisco caldamente di utilizzare queste pagine. È la storia di due persone, un uomo e una donna, che sono vicini di casa, però entrambi vedovi, i figli se ne sono andati e loro sono soli e decidono a un certo punto, con molta discrezione, di condividere la loro vita assieme e ribaltano completamente l'ordine delle cose, scelgono di andare a letto assieme per dormire assieme. Ed è il dormire assieme che crea quell'intimità, quel potersi parlare prima di assopirsi, che poi li porta ad avere anche contatti di tipo sessuale. Ma è più o meno l'esatto contrario di quello che avviene normalmente, diciamo così, no? Dove si comincia da quello e poi magari, forse, e se riesce bene, ci costruisce anche una certa intimità. Invece queste due anziane persone cercano in questo modo di unire le loro solitudini ed è un racconto di una delicatezza, di una raffinatezza, con un linguaggio e una capacità descrittiva talmente straordinari che veramente sarebbe un peccato perderseli o limitarsi alla trama, che poi appunto è nel film che ha lo stesso titolo, Le nostre anime di notte. Il loro tentativo di felicità funziona finché sono insieme, poi la vita ha le sue regole, ci sono i figli, ci sono dei problemi, uno deve trasferirsi, ma quella esperienza vissuta assieme è stata breve rispetto alla vita di ciascuno dei due, che è piuttosto lunga, sono tutti e due anziani, è stata breve, ma è stata la riconsegna all'idea che si può essere anziani da soli e al tempo stesso non essere infelici e non sentire la solitudine, perché quel contatto resta. Direi che è un libro utile per ciascuno che voglia porsi il problema della vita e dell'affetto anche oltre l'età più giovane. Da Davide Giacalone, buone pagine a tutti.